Tre esperienze che si uniscono per proporre la loro idea di città. Sono l'ex presidente della provincia Palmiero Susi, l'ex assessore regionale Filadelfio Manasseri ed il consigliere comunale Luigi Rapone, che hanno presentato un programma contenuto in un documento illustrato alla stampa da sottoporre all'attenzione della collettività attraverso una fase di confronto ed ascolto che dovrà culminare dopo le elezioni politiche con un manifesto ed un evento pubblico che segnerà l'avvio del loro impegno politico. Si presentano senza casacche di partito e privi da qualsiasi condizionamento. Cosa li ha spinti a stare insieme? Una comune delusione, avvertita nei confronti di una vecchia politica fallimentare, talmente forte che si definiscono anticipatori di un grillismo responsabile che non ha niente a che vedere con i modi di Grillo, ma rappresenta una sfida alle decisioni dall'alto dettate dall'attuale sistema. Il nostro partito si chiama Sulmona, hanno risposto. Senza partiti e senza una regia occulta, Palmiero Susi, qual è il vostro ruolo a cominciare da oggi? Dare un contributo a questa città per far sì che a maggio, quando si sceglierà il candidato sindaco, sia fatto sulla base di una verifica che parte oggi e arriva fino allora. Molte volte Sulmona si è trovata a scegliere il meno peggio, noi vorremmo che possa scegliere il migliore. Questo è il nostro, questa è l'azione di pungolo che vogliamo dare. E lo facciamo sulla base, come dire, delle esperienze che abbiamo maturato. Non siamo candidati, ma vogliamo far sì che coloro i quali hanno la sana ambizione di governare questa città dimostrino a noi e quindi alla città che cosa hanno in mente, come pensano di farlo e il perché vogliono andare a recitare il ruolo. Ecco, ma quale sarà il vostro percorso? Avete elaborato un programma, poi avete parlato di una fase di ascolto e di confronto da costruire. Ecco, torna alla domanda, quale sarà il vostro percorso? Gli intendimenti sono questi, non ci siamo presentati con le mani in mano, abbiamo indicato anche 6 punti programmatici sui quali andremo a cercare il confronto con tutti i candidati sindaci di tutte le forze politiche. Se ci convinceranno noi daremo un sostegno, diversamente andremo avanti fino a che non troveremo quella persona che per noi può recitare con autorevolezza, ma garantendo a noi e quindi alla città che ha idee chiare, ha progetti, vuole profondo impegno e ci dice come fare quello che propone, perché troppe volte i programmi elettorali, che poi sono tutti uguali per tutti dicono tutto, diventano così dei libri nel cassetto. Invece noi vorremmo avere, ecco, questa funzione di verificare che chi ha l'ambizione di fare il sindaco ci dica perché, quali sono le sue idee, come pensa di dare e ci dica anche, e a noi non può mentire perché siamo amministratori che conoscono come funzionano le istituzioni locali, a noi non si possono dire bugie, noi vorremmo avere questo ruolo, come dire, di verificatori, perché ciò che ci si dice poi sarà fatto. Se riusciremo in questo avremo dato un grande contributo a questa collettività. Ecco, una volta individuata questa figura, l'appoggerete? Certamente, la figura che individueremo, spero insieme a tanti, sarà un candidato sindaco che non è soltanto una velleità la sua, ma avrà detto che cosa fare, come fare e quindi immaginiamo che potrà essere un buon candidato sindaco. Ne lo lasceremo solo, perché una volta eletto sindaco staremo al suo fianco e quindi lo accompagneremo anche nella fase dell'attuazione degli impegni e quindi del patto che ha fatto con i sulmonesi. Il percorso parte dai programmi per arrivare alla successiva scelta degli uomini, di coloro che sono d'accordo per una nuova politica. Il futuro sindaco che dovrà guidare la nostra esperienza da soli o in coalizione, si legge nel documento, lo vogliamo scegliere insieme agli altri, dopo il confronto serrato sulle cose da fare.